Ovviamente ti chiediamo di questa partita, ma ti chiediamo anche un bilancio sulla prima settimana di ritiro, se sei soddisfatto del match e di come sta andando. Molto, molto, sono molto soddisfatto, hanno fatto un'ottima partita con grande triangolazione in velocità, hanno giocato come l'avevamo provato in settimana, tutti uno a disposizione di quell'altro, bei gol, pregevoli, belli, sono contento. La prima settimana è andata via molto bene, tranne la sfortuna dell'infortunio di Cruz, che sono molto dispiaciuto per questo, però la squadra sta cominciando a prendere le sembianze giuste, c'è un clima molto positivo e di grande entusiasmo, e poi oggi hanno dimostrato veramente di avere anche della grande qualità. Tu chiedi intensità, giocate, mai buttare via il pallone, stare stretti, e oggi a tratti si è visto effettivamente. Diciamo che i primi 45 minuti sono stati molto belli. I secondi, dovuti al fatto anche che non avevamo giocatore di ruolo, quindi qualche ragazzo l'ho dovuto anche impiegare fuori ruolo, diciamo che la manovra è stata meno brillante del primo tempo, però anche il secondo hanno cercato di farle, qualche azione c'è stata. Il primo tempo ho visto un grande Bologna con grande integrazione in velocità, e le punte si sono divertite perché poi sono andati tutti al gol, hanno sfiorato, quindi questo penso che sia il bello di questa amichevole. Si può dire che nella prima partita abbiamo visto tra virgolette il Bologna tipo, ci sono fatta per Perez e Ramirez. Questo è stato un Bologna, questo è stato un Bologna. Poi ho detto ogni settimana, ogni giorno ci saranno delle evoluzioni. Questo è stato un primo approccio, diciamo, di una prima fisionomia del Bologna, però non è detto che giocheranno sempre questi. Abbiamo tanti giocatori, tanti giovani, quindi chi si farà trovare pronto troverà lo spazio in questo Bologna, che ha voglia di fare bene, ha voglia di divertire il pubblico, e oggi penso che si sia divertito perché la gente ha apprezzato. Però siamo all'inizio, dopo una settimana sono molto soddisfatto. C'era tanta gente, 1500 tifosi, non era semplice venire qua su oggi per il traffico, la pioggia, quindi vuol dire che c'è attaccamento a questo nuovo Bologna. Vuol dire che il Bologna, la gente ha capito che il Bologna vuole creare una sua identità, c'è stato anche una grande impennata di abbonamenti, questi li ringrazio perché vuol dire che hanno sposato un progetto nuovo con la società, con l'allenatore, con tutti i giocatori. Bologna è una grande piazza, lo dimostra anche oggi che con un clima, diciamo, quasi invernale ci sia stato un tifo importante, ma i ragazzi le hanno poi ripagate di questo. Mister Bisoli è anche inventore, Paponi trequartista. Paponi lì ha dimostrato di essere un grande giocatore, vi dico la verità, ha fatto delle giocate importanti, crea sempre la superiorità con i primi 5 metri, e lì in quel ruolo creare subito la superiorità penso che sia determinante, e in questi 3 giorni lui l'ha dimostrato che vuole essere un giocatore che può dare qualcosa per il Bologna, questo sono felice. È una battuta, arriva Ramirez, rischia il posto. Io non so se riesce al posto, io so solo che deve venire qui con la voglia di dimostrare che è un giocatore importante, come sappiamo tutti, che ha dimostrato delle qualità nell'anno passato, e però si deve mettere di lena buona per cercare di tornare alla pari di questi ragazzi che nella prima settimana ha lavorato con grande entusiasmo e con grande voglia. Quello che ha detto ti ha un po' turbato? No, ma sono altre cose che mi turbano sinceramente, a parte che io non tengo prigioniere nessuno, non penso di non aver mai fatto, ma non sono state neanche le sue le parole, penso. Dici che il procuratore lì magari un po'... Penso di sì, penso che il ragazzo non l'abbia detto, e quindi quando verrà qui dovrà dirmi a me cosa vuol fare da grande. Siamo tutti a aspettarlo a braccia aperte perché è un grande giocatore, però poi c'è il campo che parla e quindi poi gli deve dimostrarlo. Domande dei colleghi per mister Bis... Elementi ha ancora bisogno al Bologna? Cioè, il mercato è aperto, c'è un mese, si può ancora lavorare un pochino sulla squadra, dove potrebbe aver... Tanto ci abbiamo ancora abbiamo appena iniziato una settimana, ci sono giocatori che la prima settimana riescono subito a recepire i messaggi, sono quelli altri che fanno fatica, però questa è già una buona squadra. Chiaramente bisogna stare attenti al mercato, la mia società lo fa, il presidente, il direttore sono attenti. Qualche pezzo dovremo prenderlo sicuramente, due sicuramente dovranno ancora integrare questo gruppo importante di uomini fatti, ma 2/3 sicuramente verranno integrati, se poi saranno 2 è lo stesso perché già con 2 faremo un'ottima squadra. Una difesa, una centrocampo più o meno? Queste sono, diciamo, le indicazioni, sì, uno a centrocampo e uno in difesa, poi dopo ho detto il mercato è sempre aperto. Chissà se ci saranno altre opportunità, però io sono già molto contento di questi ragazzi.
2-3 perché potrebbe uscire forse Mudingai. È chiaro che se dovesse uscire Mudingai devono entrare due di qualità a centrocampo. 2-3 era quello l'idea, ho detto. Non so, il mercato di Mudingai adesso, come oggi, ha dimostrato di volere fare bene anche oggi qua a Bologna. Poi ho detto, se come lui dice gli verrà data l'opportunità, che ci sarà un'opportunità importante, la valuterà insieme alla mia società. Ecco, e quindi 2-3 dipenderà da quello. Però oggi abbiamo dimostrato, hanno dimostrato di essere sulla strada giusta.